Bravissimo giornalista, investito mentre si allena in bici. Si prega in queste ore per FP, giornalista 63enne e grande appassionato di ciclismo, che stamattina intorno alle 9.45 è stato investito da un furgoncino, un Fiat Cubo, mentre si allenava lungo la strada provinciale 33 Aridania nei pressi di Villanova Marchesana. L'uomo è stato elitrasportato e si trova in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente. FP procedeva nello stesso senso di marcia del furgoncino. Al momento non ci sono certezze e i lavori sui rilievi sono ancora in corso. Affidate ai carabinieri della stazione di Crespino immediatamente accorsi. Presente anche la finanza che ha aiutato nella gestione della viabilità e i vigili del fuoco che hanno fornito tutta l'assistenza del caso all'elisoccorso, che ha garantito la massima celerità di trasferimento. Tamponi al mercato e durante la movida. A Rovigo tanti in fila. Lus 5 a caccia della variante Delta del coronavirus, che tanto sta preoccupando. Stamattina gli operatori erano presenti al mercato di Rovigo, al centro congressi di Rosolina Mare. Anche stasera sono tornati nelle piazze del centro di Rovigo durante la movida. Lo screening viene effettuato gratuitamente nei luoghi di maggiore aggregazione, centri commerciali, piscine e parchi acquatici, mercati rionali e sagre, stabilimenti balneari, centri storici, centri estivi, centri prelievi, centri vaccinali. Su base volontaria e tutti gli eventuali casi di positività tecnicamente sequenziabili vengono sequenziati. Ieri mattina sono stati eseguiti 133 tamponi. Da inizio epidemia sono stati eseguiti 650.212 test rapidi e tamponi in provincia. Al via le vaccinazioni nelle farmacie! Per ottenere la vaccinazione è necessario avere più di 18 anni ed essere residente nel territorio dell'Ulss 5 Polesana, oltre a non essere soggetti a patologie ed allergie conclamate. Insomma, sarà possibile ricevere il vaccino in farmacia senza liste di attesa e con la comodità di essere vicini a casa. Il vaccino sarà somministrato dal farmacista vaccinatore, un professionista formato e pronto a somministrare in tutta sicurezza il vaccino Moderna. Per informazioni ed appuntamenti è necessario prenotare direttamente nella propria farmacia di fiducia, visto che il calendario vaccinale, in questo caso, è gestito direttamente dalle farmacie e non dal portale regionale. Ad Adria ha chiuso il bar della stazione. La città sta morendo. È il grido di dolore che si alza da Piazzale dei Trattati di Roma, più esattamente dall'ex scalo merci. Ieri è stato l'ultimo giorno di apertura del bar Station Caffè. La titolare, Chiara, sembra che abbiano voluto farci chiudere. Abbiamo bussato anche in comune per avere un sostegno e non abbiamo ricevuto l'attenzione che ci aspettavamo. Notte dei saldi, sabato affarissimi fino a tarda sera in centro a Rovigo. Sabato 3 luglio una notte dedicata ai saldi a Rovigo, che si prepara a festeggiare con i negozi aperti fino alle 23. In centro intrattenimento con Restart. I saldi scatteranno infatti il 3 luglio e dureranno fino al 31 agosto in tutto il Veneto. Secondo Codacons, l'avvio dei saldi estivi 2021 rappresenta un appuntamento particolarmente atteso dai commercianti, che sperano di recuperare le perdite subite negli ultimi mesi.